Allo stadio Ciccino Micale di Capodorlando va in scena il big match della terza giornata del campionato di promozione. I padroni di casa dell'Orlandina ospitano il Città di Villafranca per uno scontro diretto d'alta classifica. Entrambe le compagini infatti viaggiano a punteggio pieno con i tirrenici reduci dall'1-0 sul Città di Galati. Per i biancoverdi netta affermazione sul San Fratello Acquedolcese col punteggio di 3-1. Il match sarà arbitrato dal signor Elvir Duric, sezione di Palermo, coadiuvato da Francesco Biondolillo e Francesco Casisa, entrambi della sezione di Palermo. La formazione ospite per affrontare la sfida vede in porta Giuffrida, difesa Gemellaro Iovine, Lavina Romeo a centrocampo, Bella Macina, Visconti e Guccione in avanti, i fratelli Libro e Jacubu. Partiamo allora col film del primo tempo grazie alle immagini a cura di Francesco Morabito. Orlandina che prova a partire forte, punizione dalla tre quarti, testa di Rubica, pallone alto al decimo, il Città di Villafranca attacca e fa subito male, il giro palla libera Riccardo Libro a destra, il lancio per Jacubu che si infila tra le maglie avversarie, Jacubu davanti al portiere non sbaglia, e come se non sbaglia, butta giù la porta con questo destro di controbalzo. 0-1 Città di Villafranca, ancora un gol di Jacubu, minuto 13, i biancoverdi continuano a spingere, Romeo recupera il pallone a sinistra, decide per la conclusione, brivido per la porta avversaria, minuto 22, Riccardo Libro con questo esterno meraviglioso per Jacubu che si butta a centro area e trova la zampata, quella giusta per lo 0-2, doppietta di Jacubu, che impatta per questo attaccante sul girone B del torneo di promozione. Ma che delizia l'assist di Riccardo Libro. Dall'altra parte però non resta a guardare l'Orlandina, che chiede un possibile intervento arbitrale e alla fine ottiene la massima punizione. L'intervento punito è questo di Iovine su Jaimo, rimane comunque più di qualche dubbio, sembra il numero 5 andare prima sul pallone, l'Orlandina dagli 11 metri corra Neri che non sbaglia, riapre la partita 1-2, aveva intuito Giuffrida, il capitano dell'Orlandina suona la carica, mentre al 37esimo il lancio di Bella Macina trova il colpo di testa di Jacubu, stavolta è centrale, sfiora la tripletta l'attaccante. Al 39esimo però la formazione ospite vede sgretolarsi tutto quello che aveva costruito di buono nei primi 22 minuti. Al 39esimo infatti arriva il colpo di testa di De Gregorio che fa 2-2. 43esimo Città di Villafranca che va in ripartenza, c'è superiorità numerica, situazione di 2-1, l'intervento qui del difensore chiede un fallo con la mano, la formazione bianco-verde, c'è anche la sbandierata da parte dell'assistente Mantegna, l'autore dell'intervento è già ammonito, non viene estratto il secondo cartellino giallo che sarebbe stato palese, ci sono anche le lamentele a fine primo tempo da parte della panchina del Città di Villafranca, ma è 2-2 al Ciccino Micale. Dopo i primi 45 minuti c'è anche un cambio, entra Costa, fuori Guccione, 47esimo angolo di Riccardo Libro, colpo di testa di Jacubu monumentale in area di rigore, non trova lo specchio, 49esimo l'Orlandina invece chiude una rimonta clamorosa, Jaimo recupera il pallone, la sfera finisce a De Gregorio, servizio a destra, praticò il tempo di stoppare, prendere la mira e mettere alle spalle di Giuffrida, gol del 3-2, viene scavalcato il Città di Villafranca per la prima volta in questo match, entra Prince Ogbonda, esce Romeo, entra Malan, esce Visconti, Malan neo arrivato in casa Città di Villafranca, mentre la punizione di Ceraulo viene parata da Giuffrida, siamo al 67esimo, Riccardo Libro cerca per via centrale l'inserimento di Jacubu, lo trova l'uscita del portiere, Jacubu prova a sterzare, finisce giù, c'è un fischio da parte del direttore di gara ma viene interpretata come simulazione questa gestualità dell'attaccante della Città di Villafranca. Al minuto 75 ancora Città di Villafranca, sempre un lancio in verticale per Jacubu, il portiere fa un mezzo harakiri, Jacubu se la ritrova lì, Jacubu stavolta commette il primo errore della sua partita, non trova la mira giusta da ottima posizione a porta sguarnita, mette alto, ma il Città di Villafranca ci crede, è come ancora una sfera che finisce in area di rigore dove c'è l'intervento, stavolta sì, assolutamente falloso su Jacubu, e allora calcio di rigore, Marco Libro dagli 11 metri, la responsabilità, la glacialità di Marco Libro nel fare 3-3, nel portare il Villafranca sul meritatissimo pareggio, minuto 83, Orlandina che si risveglia, pallone allargato a destra, Pradigò salta l'avversario, cerca la conclusione, brividi per la porta del Città di Villafranca, sfiora la doppietta, il possibile nuovo più uno, ancora tanto da farvi vedere, 84esimo, sventagliata per Riccardo Libro che trova anche il fondo nell'uno contro uno, superando nettamente l'avversario, pallone all'indietro, viene ciccato in maniera clamorosa dal neo entrato Malan, ci sono i cambi, entra Marco Mazzeo per Lavina, l'88esimo, Bella Macina, mette in verticale per Marco Libro, vede lo spiraglio per la conclusione, pallone che finisce fuori,
al minuto 94. Rischio beffa per la città di Villafranca, calcio di punizione dalla lunetta di Geraulo, viene sporcato dalla barriera e termina sul palo il tentativo. Ribaltamento di fronte, città di Villafranca protesta perché viene segnalata posizione di fuorigioco a Ruggeri sul passaggio di Malan. Non c'è più tempo al Ciccino Micale di Capodorlando, primo pareggio in campionato per i biancoverdi del duo tecnico Cannao Mazzeo, che impattano 3-3 sul campo dell'Orlandina. Amici di Wii Sport è tutto, un cordiale saluto come sempre, alla prossima.